Salve a tutti, da docente precario, abilitato, alcune veloci considerazioni sul mancato inserimento in GAE di questa categoria di insegnanti e sull'imminente concorso a cattedra. Allora, in merito al mancato inserimento nelle graduatorie di esaurimento, poco c'è da dire. Trattasi di una gravissima discriminazione da parte del Ministero, da parte dello Stato nei confronti di questa categoria di lavoratori che fino all'anno 2006, con l'ultimo ciclo di corsi speciali abilitanti, avevano diritto all'ingresso nelle graduatorie permanenti. Ricordiamo che questi corsi abilitanti sono dei corsi gestiti dall'università, per i quali i docenti hanno pagato dalle 2005 alle 3.000 euro, che hanno previsto degli esami abbastanza rigidi per ogni ambito, che avevano obbligo di frequenza e che si sono conclusi con un esame finale abilitante, quindi con un valore a tutti gli effetti di tipo concorsuale. Veniamo alla problematica del concorso. Questo governo, dopo questa maxi missione in ruolo fatta in maniera abbastanza confusa e casuale, ha tirato fuori dal cilindro questo concorso per chi è già abilitato, quindi un concorso alla fine solo ed esclusivamente per immissione in ruolo. Ma questo concorso è un concorso che lascerà fuori due candidati su tre. E parliamo di personale abilitato, competente, che lavora nella scuola da oltre 10 anni, la cui età media è quella di 40 anni. Quindi la domanda è: quale sarà il futuro per queste persone? Cosa intende fare lo Stato, il Ministero, per tutti coloro i quali resteranno fuori da questo concorso? Questo concorso è evidentemente una follia, è una roulette russa che, diciamo, espone gli insegnanti a rischio della perdita del proprio lavoro, anche perché le graduatorie d'istituto pare che dal 2019 andranno chiuse, quindi chi resterà fuori da questo concorso, che ripeto è un concorso per immissione al ruolo, quindi non con valore abilitante perché è rivolto ad un personale già abilitato, rischia di perdere il lavoro a 40 anni e più, rischia di restare fuori da un settore nel quale ha lavorato per diversi anni, per il solo fatto che lo Stato non è riuscito a trovare una soluzione idonea e legittima per queste persone. E nelle ultime ore salta fuori che il concorso 2016 sarà gestito per l'ennesima volta dal Consorzio Interuniversitario degli Errori, il Cineca, già al centro di mille polemiche per mancata trasparenza, oggetto di sentenza del Consiglio di Stato, salvato più volte dal governo, che ha combinato non poche problematiche per i vari test d'ammissione a medicina e specializzazione, nonché nella gestione dello scorso concorso sotto il ministro Profumo. Quindi si continua a perseverare nell'errore, si continua ad affidare a chi ha dimostrato incompetenza e incapacità la gestione di un concorso tanto delicato e si continua a giocare con la vita dei docenti italiani. Grazie.